Non credo molto alle proprietà italiane perché, cioè, un'operazione di questo tipo c'è bisogno di parecchi soldi e in Italia, appunto, anche una cordata di imprenditori, insomma, non so se avrebbe la solidità per fare un'operazione da 1,5 miliardi alla fine. Quindi penso che gli unici compratori possibili provengano da zone che sono fariste, Golfo Persico e Stati Uniti, che sono poi quelle aree che adesso stanno Quindi puntando nel calcio. anche Radrizzani lo includiamo nella. Beh, Radrizzani ha investito ogni tanto su diverse operazioni nel calcio, come interessato, però come avete visto voi, fino ad oggi in Italia non ha comprato nulla. Certo. Grazie Carlo, io ti saluto, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Carlo. C'è la possibilità, voglio dire, che uno di questi soggetti interessati abbia un vantaggio a mettersi d'accordo, per esempio, con Oktree e trattare direttamente con Oktree? In fondo Sì, manca un anno alla scadenza, che andare a trattare certo, direttamente con come Oktree si dice, un prezzo infatti, più vantaggioso è rispetto a certo quello che che fa Oktree Zhang, dal ha quale già un Zhang non si è giocatore mai nel mosso caso. questi mesi. Sì, scusate, c'è stato un accavallamento di. Ok, Carlo, rispondi pure, scusami. Sì, no, dico che è certo che Oktree ha già un compratore, quello è fuori di dubbio. Oktree, quando ha dato il finanziamento, aveva già in mente il potenziale compratore, cioè è una cosa che fanno normalmente i fondi quando fanno operazioni di questo tipo, quindi probabilmente ha già anche più di un compratore possibile come diciamo futuro partner nel caso dovesse andare a chiudere il pegno. Cioè io francamente non so come Zhang possa risolvere la situazione, non so se abbia altre frecce a sguardo, ecco, però la situazione è molto complessa. Perché questa in tre? Perché ieri di sabato sera ancora cialtroni, cialtroni, trema anche quando lo dice tipo quando uno è sui bagno, è sui water, no? Cialtroni, di sabato sera esci, esci, la sera esci. Questo va su altre piattaforme a offendere tutti. Allora, cialtrone, ti dico una cosa, che Zhang ha dichiarato e non ha dato nessun mandato a nessun advisor. Cialtrone! Questa me la spieghi, cialtrone! Non ha dato nessun mandato, l'ha dichiarato il tuo presidente, perché quello è il tuo, i presidenti, non è il mio, è il tuo. Cialtrone! Non ha dato nessun mandato a nessun advisor. A Carlo Festa del Sole 24 Ore gli andava chiesto: ma se hanno già il compratore da quando Oktree gli dà i soldi, perché c'è un mandato? Hanno dato dei mandati a degli advisor? Questa era la domanda da fargli. Cialtrone! Di sabato sera lo becchi in altre piattaforme. Io sono a cena fuori a divertirmi, mi arrivano messaggi, guarda di là che sta offendendo tutti, esci, c'è una vita oltre YouTube. Se no, facci sapere quanto ti serve, ti facciamo un bonifico, basta e tu ti tolga dai coglioni. Comunque, chiusa la parentesi, cialtrone. Non si scherza più. Ieri ha vinto anche l'Atalanta, pareggio Roma-Milan. Cosa abbiamo visto nella partita di ieri tra Roma e Milan? Cosa abbiamo visto? Cosa ho visto io? Ho visto un José Mourinho un po', diciamo, retrogrado a livello tattico, no? Ma che riesce tranquillamente ad imbavagliare il Milan, perché mette Bove, il ragazzo lì, il romano, il ventenne, che è molto bravo, un centrocampista molto duttile, mette Bove su Theo Hernandez, fa in maniera di non concedere spazio a Leao. E in Milan, io ho visto dopo un primo tempo mi stavo addormentando, ho visto un'occasione di Salah-Smekers, lì come si chiama, c'è cioè il nome di uno snack anche quell'altro, che la butta, va un po' fuori, va sopra la traversa e poi dopo io ho spento la TV e hanno fatto gol, purtroppo, purtroppo, anzi.
mi faceva piacere se prendeva il Milan da interista, però un pareggio per noi va bene. Quindi, però, vedi, Milan c'ha quelle armi lì fondamentalmente. Se gli blocchi quei due e non gli concedi spazi, sono poca roba. Non vanno sottovalutati, per l'amor di Dio, perché hanno gamba. Se riescono a ripartire, ti spaccano in due. Ma il Milan non ti dico che è una squadra prevedibile, perché è una squadra comunque di tutto rispetto, ma non, indipendentemente dal fatto che uno affrontandola ci possa perdere o ci possa vincere, quello è un altro discorso. Ma non la vedo una squadra imbattibile, ragazzi. La vedo una squadra con pochissime variabili, soprattutto offensive, oltre che tattiche. C'è da dire che hanno trovato gamba, hanno forza, hanno resistenza, hanno velocità. L'allenatore è seguito, si vede i giocatori vogliono bene a Piolino, però ragazzi, cioè, a livello di qualità di calcio, di cosa vogliamo ragionare? Anche noi non è che giochiamo un calcio eccelso, ma nemmeno loro. Parlo in proiezione della semifinale di Champions, ovviamente. Questo è il pallone del ballerino, ho sentito giocare il ballerino a mezzogiorno e mezzo. Questa lo sapete, la palla del ballerino, magari... Visto la sua muscolatura, diciamo, sudamericana, perché il ballerino quando dà il suo meglio, visto la muscolatura fragile che ha, inizio stagione e fine stagione. Siccome siamo a fine stagione, è più facile che in questo periodo il ballerino possa darti qualcosina. Scontato dire, giocatore da vendere subito quest'estate, anche a 10, 15, 12, quello che ti danno, prodotti tipici, qualsiasi cosa ti danno per il ballerino va dato via. Io te l'avevo detto che andava dato via quest'estate, ma qualcuno si è messo di traverso. Occhio a Maurizio, io te lo dico subito, occhio a Maurizio, che è Sarri ovviamente, che ho avuto anche il piacere di conoscere, visto che i suoi genitori abitano qui a 20 km da casa mia. Occhio a Maurizio, e ho letto la formazione della Lazio, Luis Alberto, Milinkovic Savic, il brasiliano sulla fascia, Zaccagni, torna Immobile. Occhio, occhio, perché sono freschi, sì, hanno perso contro il Torino, ma cosa ha fatto Sarri alla Lazio? Oltre che proporre sempre quel gioco offensivo con quel pressing asfissiante per recuperare subito la palla, Sarri ha messo a posto anche la difesa alla Lazio. Di cosa vogliamo ragionare? Dove vuoi andare con il cinese? Dove? Ha messo a posto la difesa, insieme a Napoli è la miglior difesa del campionato. Non fanno tantissimi gol, ma comunque i gol li fanno, perché mi sembra hanno fatto tipo 10 gol meno del Napoli. Comunque la Lazio bisogna stare attenti, perché Maurizio non viene a Milano a fare una passeggiata. Maurizio vuole vincere. Te l'ha detto, hanno già apparecchiato tutti, ragazzi, ma io voglio vincere. Anche perché dietro c'è l'Atalanta, siamo tutti lì, ora siamo tutti lì. Io ti dico la verità, la palla è tonda, può succedere qualsiasi cosa e lo sappiamo tutti. Ma ora ci sono tutte partite da dentro fuori, quindi non mi pongo il problema di affrontare le partite con la giusta mentalità e con la giusta motivazione, perché sono tutte partite dentro fuori. Quindi i giocatori devono essere stimolati e motivati per forza. Quando incontriamo le squadre come quelle, come la Lazio, che hanno delle punte esterne forti che tendono a farti allargare la difesa e che poi ti allarga la difesa, il centravanti rimane sempre alto per bloccarti le linee di passaggio, che sarebbe Immobile, ma hanno anche dei centrocampisti che si sanno inserire, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Quindi occhio, perché la Lazio è una squadra che è seconda in classifica meritatamente. Non ci piove, la Lazio è seconda meritatamente. Quindi questa è una partita che l'Inter non può sbagliare. Per assurdo, ragazzi, un pareggio non ci servirebbe a nulla. Parliamoci sinceramente, senza mettere sempre la polvere sotto il tappeto come abbiamo fatto con i cinesi per 2 anni. Parliamoci sinceramente. Cosa te ne fai del pareggio oggi? Non te ne fai di nulla, te lo dico io. Bisogna vincere, bisogna rischiare. Tanto a questo punto perdere o un punto cambia poco, bisogna vincere, perché ci sono partite difficili anche in campionato. Capito qual è il discorso? Meno male non ci saranno 30 gradi, quindi i giocatori hanno comunque anche modo di offrire delle prestazioni decenti, perché questo dice sempre Sarri, giocare a 25 gradi a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, cioè non è facile.
Fai giocare i cinesi a ping pong a mezzogiorno e mezzo, non noi a calcio, siamo sempre lì. Ma che orari sono? Ma che calendario l'è questo? Come pretendi poi la qualità a fare la qualità a uno spettacolo? Cosa pretendi con questi calendari, con questi orari? Ma ragazzi, ben via. Comunque, dai. Vediamo oggi l'Inter cosa fa, perché tanto noi siamo una squadra squinternata barra bipolare, ma Lukaku gioca la coppia di campionato. Lukaku, duro fatica anche a nominarlo il ballerino, perché lo sapete, non lo posso vedere proprio come giocatore, mi dà i nervi il ballerino appena lo vedo, un po' come il cinese. Lukaku, Lautaro, Lukaku, guarda, non riesco davvero a dirlo, Lukaku, Correa, speriamo che comunque... Il tucu, tacu, tiki taka, come si chiama quello lì, insomma, Correa, speriamo che siamo a maggio, Correa, facci vedere qualcosa. Dai, oltre i 3-0, i 4-0 che fai, vediamo se risulti decisivo prima di andare via. Dai, dacci qualcosa in più, tucu. Dai, Lukaku piano piano sta ritrovando un po' di forma, anche lui secondo me non verrà riscattato, non lo... Una partita buona, poi lui fa spezzoni poco buoni, poi fa una partita buona, poi fa una partita poco buona. Ragazzi, io ve lo dico, è vero, tatticamente non è impiegato bene, ma i giocatori forti, fuori classe, Lukaku non è un fuori classe, ma è comunque un giocatore forte. La posizione se la trovano da soli, perché te pensi che quella gente lì dà retta all'allenatore 100-100, non esiste, cioè nessuno dà retta all'allenatore 100-100. Puoi essere Mourinho di 10 anni fa, puoi essere Guardiola, Klopp, puoi essere chi ti pare. Nessun calciatore, soprattutto con tanta personalità, dà retta al 100% a un allenatore. Quando in campo gli vengono dati dei dettami tattici, i giocatori se la trovano da soli la posizione. Normale, l'attaccante te lo puoi ritrovare al centrocampo, voglio intendere questo, ma se l'attaccante capisce lì, in quel periodo, in quella posizione, come si dice da queste parti, non la struscia, si sposta un po', si accentra un po', oppure va un po' più sulla fascia. Sono loro che stiamo a trovare, capito? Che stiamo a trovare le posizioni. Si scambia con l'altro attaccante, anche se non te lo dice l'allenatore, scambiamoci 10 minuti. È così che funziona, ragazzi. Altrimenti guardiamo il ping pong, di cosa vogliamo ragionare? Dove volevi andare con il cinese che oggi sarà in tribuna? Vediamo se sarà in tuta o se andrà a noleggiare il vestito. Sono le ultime passerelle. Cerchiamo di arrivare quarti. Siamo in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia. Bisogna riconoscere che è un finale di stagione e almeno ci può regalare sicuramente qualche soddisfazione. Ma dopo tutto quello che ci ha fatto passare il cinese, mi sembra il minimo. Ci becchiamo dopo la partita. Ciao, Inghi. Dove volete?